Una bomba sembrava. Un boato fortissimo avvertito a diversi chilometri di distanza nei comuni limitrofi fino a Treviso. Un'esplosione che ha fatto subito pensare ad un attacco terroristico all'interno del centro commerciale di Villorba, al punto che anche il sindaco di Spresiano della Pietra sulla sua pagina Facebook è stato costretto a tranquillizzare i concittadini. In merito all'esplosione si tratterebbe di un incidente e non di atto terroristico, si legge nel post. Mancano pochi minuti alle 9 quando si avverte uno scoppio fortissimo provenire dal supermercato Panorama. Alcuni frammenti volano a diversi metri di distanza, alcuni entrano addirittura nel cortile dello stabilimento Benetton. Qui impiegati ed operai escono da uffici e magazzini terrorizzati. È il panico, non si capisce cosa sia accaduto, si teme che sia esplosa una bomba. In pochi minuti sul posto arrivano diversi mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze e auto dei carabinieri. Il centro commerciale viene evacuato. A meno 10 alle 9 è successo un botto tremendo e in teoria è caduto giù il soffitto nella parte della macelleria del centro commerciale Panorama. Inizialmente si pensa allo scoppio di una cella frigorifera, ma i vigili del fuoco accertano che ad esplodere è stato un serbatoio dell'acqua che si trovava sul tetto del Panorama. La deflagrazione ha causato il crollo di una porzione di soffitto della macelleria. Solo per miracolo nessuno è rimasto ferito. Fortunatamente non si è fatto male a nessuno. Fortunatamente non si è fatto male. Sì, eravamo io e la collega in macelleria e siamo usciti qualche secondo prima e poi è crollato il controsoffitto, insomma, siamo stati fortunati. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite per tutta la mattinata, il centro commerciale è rimasto chiuso per l'intera giornata. Fortunatamente nessuno si è fatto male e qui a Villorba ora resta il ricordo di una mattinata di paura.